Ciao a tutti amici di Sweet Amandesa, siamo tornati in cucina. Oggi faremo la torta Camilla. Il colore dell'autunno ci suggerisce zucche, il giallo dei limoni, l'arancio e anche l'arancione delle carote. Iniziamo subito, vi dico subito tutto quello che serve. La mia amica mi ha portato una ricetta che io ho nel telefonino della Camilla, io l'ho già provata un paio di volte e il risultato è un successo. Come vedete ho cambiato tutta la disposizione della cucina, primo perché abbiamo acquistato il nostro forno a microonde, se dopo volete il link ve lo lascio, che è bellissimo e facilissimo da usare, che è coordinato con la mia cucina che è gialla e verde, come vi ho sempre detto. In più il suggerimento della mia youtuber mi ha detto: Annesa, libera un po' il tavolo della cucina, così la gente non vede e rimane concentrata proprio sulle altre cose, ma direttamente sulle cose che tu fai. Quindi io ho accettato subito la sfida e ho cominciato. Ora è tutto apparecchiato perché ci sono tutti gli ingredienti che vi devo mostrare. Servirà la planetaria, che ho preso al Lidl, insieme anche al frullatore che è sempre del Lidl. Servirà lo spremiagrumi, che è per il nostro arancio, dove useremo anche la grattugia perché servirà sia il succo che la scorza. Il nostro pela patate e pela carote che ho acquistato su Amazon, vi lascerò il link anche di questo. Il nostro spremiagrumi è della Tupperware, questo è sempre dell'IKEA. E poi dell'IKEA useremo la nostra tortiera, quella che ha la cerniera, e noi togliamo questo stampo qui che non ci serve perché serve per fare il ciambellone, ma ci serve la nostra tortiera e la riccarda. Adesso vi dico le cose che servono, poi lascerò tutto nell'info box. Ci servono 200 g di carote, che sono qua, 3 uova, 170 g di zucchero, 90 g di olio di semi di girasole, 250 g di farina 00, 50 g di fecola di patate e 100 g di farina di mandorle che ho comprato alla Conad. Anche se mi piace usare la roba di Pane Angeli, la marca Pane Angeli, non l'ho trovata, e alla Conad ho trovato però la farina di mandorle, che 250 grammi sono abbordabili nella marca Conad, mentre un'altra marca 100 grammi venivano quanto 250 di queste senza dire niente, però. Sicché se vi è, questo qui è anche buona. E poi ci vuole una fialetta mandorle e il lievito. Penso di avervi detto tutto, io incomincerei. Intanto che sbuccerò le nostre carote e prenderò la scorza del mio arancio e il succo, io accendo il forno. Se avete il forno ventilato a 165 gradi, se non l'avete ventilato ma statico come il mio, 175 gradi, ok? Iniziamo. Il forno è a 175 gradi perché il mio è statico, ripeto, quello ventilato a 165. Sto sistemando le mie carotine e vi faccio vedere quanto è facile usare questo coltellino. Tagliamo le nostre carote. Abbiamo messo le nostre carote nel frullatorino. Vai, questa è pronta. Siamo all'arancia,
l'abbiamo lavata per bene e adesso scorza. Riprendiamo il tagliere e poi prendiamo anche il nostro arancio. Abbiamo preparato la scorza, il nostro succo dell'arancio e la nostra carota. Il forno già sta in fase di riscaldamento. Siamo alla planetaria, cominciamo dalle uova. Di arancia. Scorza di arancia. Pecola di patate. Olio di semi di girasole. Farina di mandorle. Aroma mandorle, lievito, carote. Nella nostra teglia mettiamo il burro. Suggerisco qualche volta anche di mettere la farina, però siccome questa qui è una teglia che si apre è molto più facile togliere il dolce, però il burro va messo per bene, proprio ogni angolino. Imburrato. Ecco il nostro impasto da versare nella teglia. Anche con la zucca, però ora vediamo. Siamo arrivati a infornare il nostro dolce. 50 minuti e sarà pronto. Nel frattempo che la nostra torta cuoceva 50 minuti, io ho fatto una bella zucca, proprio la zucca di Halloween, e con i semi, visto che il forno era ancora caldo, li ho lavati tutti, ora li salo e li metto dentro al forno a 170 gradi per 30 minuti. Così questo frangente di tempo ho fatto due cose in una. Però noi intanto concludiamo la nostra ricetta con una spolverata di zucchero a velo, sempre pane angeli, sulla nostra camilla. Volevo comprare qualche cosina di zucchero da mettere sopra per decorarla meglio, ma mi sono dimenticata. Allora, questi sono i guanti e il coltello che ho usato per tagliare la zucca. I guanti sono fatti in una stoffa con un po' di lana ferrosa, l'ho presi su Amazon proprio per evitare di tagliarsi. Sempre farlo con i grandi, mai bambini da soli, eh? Ma noi ora tagliamo questa.
ancora fumante. Lo vediamo? Buona. È calda. Amici di Sweet Home, io intanto sto mettendo il sale nei miei semisalati. Lascerò tutti i link nell'info box, sia per fare la nostra ricetta della Camilla, sia dei guanti, del coltellino, tutto quanto di Amazon, con i link di Amazon. Io ti chiedo di lasciarmi un like, di iscriverti al canale se ancora non sei iscritto, e mi raccomando, seguimi, farò tante ricette, tante cose di bricolage, gite fuori porta, insomma tutto. Sweet Home Annesa, ci vediamo al prossimo video.